Ci occupiamo ora di gestire la testata con l'inserimento del logo, l'eventuale modifica del nome della scuola, l'indirizzo, in modo da avere qualcosa di simile al nostro modello che adesso vi mostro. Ecco, un attimo che ho sbagliato. Eccolo qua. No, quindi vedete un logo con il link diretto all'home page, una scritta che identifica il nome della scuola e un eventuale indirizzo. Vediamo un po' come fare. Ci spostiamo in pannello di amministrazione e ci avvaliamo dello splendido lavoro di Ignazio Scimone di Varese, che ci ha messo a disposizione degli strumenti automatici per ottenere il tutto. Spostiamo il mouse su corrispondenza di aspetto, tema, puzzle e ci concentriamo sui due elementi di questa pagina, impostazioni logo e testa. Andiamo in impostazioni logo, clicchiamo sulla freccia in basso e dobbiamo adesso selezionare un'immagine. La cerchiamo sul nostro computer, noi immaginiamo di averla messa da qualche parte, andiamo a cercare adesso qua un'immagine che potrebbe essere quella del logo di Porte Aperte sul web. Andiamo a vederlo dove può essere. Eccolo qua, Spaz logo. Ok, apri. Voi non l'avete visto, però è un'immagine piuttosto grossa, no? E cosa fa il sistema? Automaticamente la ritaglia fino a un'altezza di 65 pixel, che è quella prevista nel nostro foglio di stile. Possiamo anche inserire qua anche un alter del testo, una descrizione, un testo alternativo che dovrebbe essere link all'home page logo. Ecco, se il logo contiene una scritta è opportuno rimetterla per motivi di accessibilità, però le regole di accessibilità e requisiti dicono che la descrizione di un'immagine deve essere legata alla funzione esercitata dall'immagine nel contesto d'uso. In questo caso l'immagine rappresenta semplicemente un logo che ha la funzione di essere il link all'home page, quindi ecco che abbiamo condensato in questa descrizione fortemente funzionale. Memorizza, modifica il logo, il sistema sta lavorando, non ho una connessione velocissima per cui bisogna avere pazienza. Vedete, fa il caricato avvenuto per successo, vedete anche qua un'anteprima. Andiamo a vedere adesso sul sito se il tutto è avvenuto con successo. Visualizza sito, anche qui c'è un po' di attesa, vedete che il nostro logo è presente, è stato messo, è stato ridimensionato dell'altezza voluta ed è stato quindi eseguito con successo l'operazione. Se io riclicco sul logo, torno alla home page. Naturalmente con la pazienza che ci deve assistere, no, in caso di connessioni lente come quella di questo momento. Fatto, torniamo adesso alle ultime due fasi, che è la via, sono la via e l'eventuale pack. Io qua faccio un lavoro un pochettino poco, diciamo, professionale, magari faccio un copia e incolla e vediamo un po' cosa capita. Se uno gli viene in mente di non scrivere direttamente, ma di gestire questo come copia e incolla, andiamo in bacheca e andiamo a riprenderci con aspetto tema password tutti gli automatismi. Vado su piede, vedete che qua in automatico, nel momento in cui io ho inserito il plugin Tiny Image Advanced, sono comparsi anche, qualcuno se ne rende conto se l'ha fatto la prova precedentemente, due pulsanti aggiuntivi che sono per gli acronimi. Faccio un Ctrl V, vado a vedere l'HTML, vedete, perfetto, paragrafo, qui va a capo, EBR vuol dire vai a capo, acronimo tight, posta elettronica certificata, PEC. Tra l'altro vediamo anche nell'HTML il marcatore degli acronimi, è acronym, title, posta elettronica certificata, cioè il contenuto, la descrizione dell'acronimo e sottotitle. Lui l'ha già preso perché qualcun altro l'aveva fatto, ma se noi avessimo dovuto metterla da qua, immaginiamo TEL, trattiamolo come abbreviazione, non è un acronimo, prendo TEL, clicco su abbreviazione, vedete che si apre qua una finestra, si sta aprendo anche lì connessione lenta. E qua metto titolo,
telefono, cioè quello che sarebbe la descrizione viene gestita attraverso questa voce titolo. Sufficiente questo. Se fosse in lingua straniera, mettevo qua le due lettere che identificano, no, il codice della nazione, cioè per l'inglese N, per la Spagna S e via discorrendo. Inserisci, andiamo a vedere l'HTML, vedere come ha gestito il tel, vedete, abr title telefono. Si apre l'abbreviazione prima della T di telefono, si chiude l'abbreviazione dopo la L di telefono. Quindi vedete che inserire abbreviazioni o acronimi è un gioco da ragazzi con i pulsanti propri del Tiny Amici Advanced. Qui vedete sono grigi perché? Perché ovviamente agiscono una volta che voi avete selezionato un contenuto. Se Milano fosse una sigla, ecco, vedete che sono tornati attivi. Memorizza, modifica testa. Andiamo a vederle qua, visualizza sito. Perfetto, è venuto anche col carattere giusto perché in automatico è stato messo il paragrafo. L'automatismo di immissione del paragrafo è dovuto proprio a quella configurazione che abbiamo fatto di Tiny Amici Advanced, e quindi diventa proprio importante farlo all'inizio prima di scrivere qualsiasi testo, che mi dice inserisci in automatico i segnaposti, cioè i segnaposti, il marcatore paragrafo. E possiamo ancora fare un'altra cosa in questo meccanismo splendido, peraltro, di automatismi che ci ha fatto Ignazio, ma qua sito realizzato da, qua sul footer, vedete, non c'è scritto il nome. Allora andiamo qua su menu, scusate, su bacheca, e andiamo a vedere anche di inserire un'ultima personalizzazione su aspetto. Ancora lentezza purtroppo che scontiamo, in caso qui scontiamo nel senso che oggi qui in ufficio la connessione è veramente lenta, per cui bisogna aver pazienza. Andiamo anche sul piede. E qua cosa scriviamo qua? Aggiungiamo soltanto l'autore. Qui se vogliamo aggiungere altre cose, ma sinceramente mi sembra inutile perché c'è già tutto. Mettiamo soltanto la persona. Andrà inserita esattamente in quel posto lì. Mettiamo che è fatto, non so, da Luigi Bianchi, scriviamo questa volta, e mettiamo Valentina Rossi. Memorizza, modifica i piede, e l'autore metteteli, mi raccomando, le persone che hanno poi lavorato nella vostra scuola per realizzare questo sito, pur partendo dal nostro modello, però c'è molto lavoro da parte anche di voi che siete il referente della vostra scuola per il sito web, ed è giusto che compaia assolutamente anche il vostro nome. E andiamo a vedere qua, vedete qua Luigi Bianchi, Valentina Rosso sul modello della comunità di pratica porte aperte sul web. Bene, quindi abbiamo visto questi automatismi, siamo a buon punto e possiamo proseguire con gli ultimi elementi mancanti.